Ciao a tutti e tutte, ben ritrovati in mia compagnia. Oggi vi parlo di un argomento che effettivamente mi è balzato così alla mente l'altro giorno quando mi trovavo nella mia toilette, nel mio bagno e avevo così a disposizione i vari prodotti da utilizzare per il trucco, per la cura della pelle. Ed ho visto che c'erano alcune cose che io rimando sempre di usare, del tipo un gloss, ma che carino, sì, è un po' che non lo uso, anzi forse l'ho usato due volte, lo potrei usare, ma anche no, magari la prossima volta. Ecco, a voi è mai successo? Io immagino di sì, perché è un po' una caratteristica anche di noi che amiamo le novità, ci piace sperimentare, magari anche in fatto di make up. Poi però magari rimane lì sulla mensola e prende polvere. Parlando di polvere, vi dico, ho appena finito di starnutire come una matta perché sono allergica e anche perché ho dovuto prendere questi prodottini che effettivamente stavano letteralmente a prendere la polvere. Allora, iniziamo dal primo in classifica, che per me è veramente stata una delusione cocente. Vi parlo, e qui come vedete puliamolo perché ha la polvere, parliamo del gloss di Fenty Beauty, il primo che è uscito, Fenty Beauty di Rihanna, ormai insomma lo conosciamo tutti, sono diversi anni che Rihanna è uscita sul mercato con il suo marchio di beauty. Io vedevo queste labbra carnose rivestite di questo gloss al gusto mou e mi dicevo, ma sì, se avessi anch'io questo gloss magari le labbra sarebbero ultra rimpolpate, belle, carnose. No ragazzi, no, assolutamente no. Ho preso il gloss, l'ho provato, vi dirò, l'ho provato a nudo, sulle labbra nude. E ho notato fra l'altro che il colore sembra essere appunto un nude, un marroncino, ma poi messo, ora ok, qui sembra già un po' più scuro, ecco, però vi garantisco che sulle mie labbra proprio non si vedeva e non si vede, cioè io ho le labbra nude ma anche un po' appiccicose. Quindi, come posso dirvi, non è un totale flop. Però quando provo a metterlo mi dico, ma perché devo mettermi questo prodotto che alla fine poi mi fa le labbra morte, ecco. Poi, rimaniamo in tema gloss, ho ricevuto, mi sembra da Yes Style, comunque da un marchio coreano, questo carinissimo gloss e mi sono detta, ma è bellissimo, è stupendo, lo userò. Perché ha tutti i brillantini, i glitter. Anche questo non l'ho mai usato, l'avrò messo una volta e l'ho messo adesso sopra la matita labbra di Corf perché mi sono detta proviamolo per la seconda volta. Vedete, non si nota, cioè si nota poco, ma ripeto, per le mie labbra non va bene perché se lo mettessi a nudo non si vedrebbe. Chiaramente poi lo posso mettere come ho fatto oggi, però non mi capita di usarlo mai. Altro prodotto icona. Allora, qualche anno fa, non troppi, andai da Sephora e vidi la commessa giovane, 20-25 anni, insomma, giù di lì, con delle belle labbra carnose, con un colore proprio bello, proprio aveva delle labbra, ammetto che era una bella ragazza, ma aveva proprio delle labbra stupende da copertina. Ecco, queste labbra avevano questo rossetto di Christian Dior, con questo colore, che è un colore nude, un colore carino, però purtroppo per me è un po' scuro, cioè quando io provo a metterlo, regolarmente poi me lo tolgo sempre e non esco mai con questo rossetto. Ora, qui non sembra troppo scuro, forse perché le luci, come voi sapete, schiariscono molto, ma sulla mia carnagione, sul mio tipo di pelle, con i miei colori, questo rossetto vi assicuro fa a pugni, o almeno a me proprio non piace. Quindi, altro prodotto, Dior, icona, ho speso dei soldini per acquistarlo, però non l'ho mai usato, l'avrò usato due o tre volte da uscirci, ma poi lo toglievo. Poi ecco qui un altro prodottino
Vi spiego, mi trovavo da Lilla Poa, ora non ricordo, e c'era le commesse mi avevano detto prova questo primer che è perfezionante perché fra l'altro è in offerta, è di Deborah Milano, ok. L'avrò usato, se vi dico tre volte è tanto. Io non ricordo come sia fatto, ok, siliconico, lo metto adesso a un bianco trasparente, comunque poi quando si stende trasparente praticamente sentite proprio una marea di siliconi, perché poi leggendo l'inci è una marea di siliconi, ok, come primer magari funziona, non lo so, non mi ha dato nessun effetto particolare, non ricordo perché non lo metto mai. Sono andata matta per questo profumo. Dovete sapere che un anno fa d'estate c'era in offerta Elizabeth Arden Tè Verde. Volevo acquistarlo. Quando ho visto che c'era questo con, diciamo, l'aggiunta del fiore di ciliegio, mi sono detta attenzione, acquistiamo questo perché con l'aggiunta dei fiori di ciliegio sarà una roba stupenda, un profumo gourmand. Tant'è vero che l'avevo spruzzato e mi era piaciuto tantissimo. Cioè è passato un anno, vedete voi a che punto è, praticamente intero. Quando provo a metterlo mi viene nausea, cioè mi dà fastidio. Perché? Non ve lo so dire. Probabilmente se avessi acquistato l'Elizabeth Arden al tè verde normale, a quest'ora lo starei usando. Con questa aggiunta mi sa di lo trovo nauseante. Scusate se ogni tanto faccio così, ma mi sono fatta la frangetta, è un po' lunga e mi dà un po' fastidio, quindi ecco, sono sempre con le mani sulla frangetta, perdonatemi. Altro prodotto, ve l'avevo già mostrato anche in un video qualche tempo fa, di Schwarzkopf, un kit per tingere le sopracciglia. Color castano scuro, con tanto di applicatore, tubetto sicuro perché fatto appositamente per le sopracciglia, forse non ve l'ho fatto vedere, scusatemi, è questo, lo trovate dal DEM, lo trovate insomma abbastanza in giro. Quante volte l'ho usato? Zero. Mai usato. Perché? Perché avevo paura di sbagliare, di fare dei pasticci, per cui sarà un anno che rimane aperto sulla mensola a prendere polvere. Altra cosa, ormai non è più in produzione, questo gel esfoliante all'olio, insomma nutriente di Kiko, e pensate che mi piaceva molto, ho smesso di usarlo, è rimasto lì, ho provato a riusarlo poco tempo fa perché l'ho trovato nella selva, no, dei prodotti nascosti ormai dagli altri. Però poi qualche giorno dopo mi è venuto un brufoletto, al che mi sono detta, chi te lo fa fare, usalo al massimo per i piedi. Un altro prodotto che invece mi scoccia tantissimo non usare è questo, perché so che è veramente buono e fra l'altro è di un marchio ottimo. Coserex BHA è un tonico peeling contro punti neri e imperfezioni della skincare coreana. Io non vi so dire perché, alla fine non lo uso, lo tengo lì, quando mi dico ok lo applico, lo metto e poi mi viene paura che mi verrà uno sfogo enorme, un'esfoliazione pazzesca, una dermatite, e mi metto a sciacquarlo. E vi chiedo, succede anche a voi di avere delle idiosincrasie, delle paure, delle pigrizie o delle manie per cui i prodotti li comprate e o non li usate proprio, come ho fatto io con alcuni, o li usate una volta e poi li lasciate lì, oppure avete paura anche di usarli? Io ad esempio ho un vizio che non mi toglierò mai, quello di non finire mai i prodotti, non dico tutti, ma soprattutto i profumi, lascio sempre il goccino perché ho paura che finirà e quindi mi dico almeno rimane il profumo e se voglio ricordarmi di quel momento, di quella sensazione, ho un goccino per annusarlo. Però purtroppo alcuni hanno talmente tanti anni che ormai ne sanno d'alcol e basta. Ecco, vi chiedo se anche voi avete questo problema. Altro prodottino ottimo, Catkin Cosmetics, parliamo di un brand coreano. Questo è un loro fondotinta, io ora lo sto usando qualche volta, solo quando registro i video perché ho più tempo per prepararmi, come terra
cioè come terra in crema, chiaramente, perché è troppo scuro. Quindi anche questo l'avevo preso pensando che mi sarebbe potuto servire magari una volta preso il sole, ma quando mai? Perché io non ci vado al sole. I refuse sun, cioè io X, cioè proprio ho paura del sole, guai. No, mi dà fastidio, a parte tutto. E chissà perché io ho pensato di poter comprare un prodotto di 3 tonalità, 2 tonalità più scure della mia, ma non lo so. Vediamo cos'altro trovo, vediamo, perché ce ne sono di prodottini. Fra i prodottini che non finisco mai ho anche questa crema sorbetto di Eterea, che è ottima, buonissima, piena di polvere, ve lo faccio proprio vedere, guardate quanta polvere c'è. Perché non l'ho finita, ragazzi? Io non lo so. Avevo paura di terminarla, ok? Guardate che sto facendo delle pessime figure, mi sto mettendo davvero a nudo con voi. Avevo paura di finirla, cioè ce n'è ancora e ora cosa ho paura? Ho paura di metterla e che mi faccia allergia, perché ce l'ho da 2 anni, ok? Altro prodottino, questa bava di lumaca in spray, che è ottima, anche questa di Eterea. Perché io la sto tenendo? Perché qualche volta mi ha dato del pizzicore, ma qualche volta può succedere che la bava di lumaca dia un po' di pizzicore, l'ho letto. Però potrei riprovare. Ho paura. Ah, bava di lumaca, magari solo dall'idea, magari non mi farebbe niente, ma io penso già che mi farebbe pizzicare la pelle, allora non la metto, perché magari la metto, non mi fa male, ma io sono convinta che faccia male, per cui non so se mi sono spiegata, ma vi prego ditemelo, anche voi avete questo tipo di manie e fissazioni, perché io mi sto preoccupando e meno male che sono psicologa. Ok, ci siamo capiti. Mi sembra più o meno di avervi fatto vedere tutte le cosine che cerco di skippare, diciamo, e di non usare, oppure che non uso perché non mi ci trovo, eccetera. Fatemi sapere quali sono le vostre manie, quali sono i prodotti che avete acquistato e poi non avete usato e il perché, perché sono davvero curiosa e vi prego non fatemi sentire sola, io spero davvero che sarete in tanti a farmi sapere le vostre esperienze simili alle mie. Mi fa tanto piacere ricevere i vostri commenti, quindi mi raccomando dateci sotto, dateci dentro e vi saluto, però prima vi chiedo gentilmente, se vi è piaciuto il video, di lasciare un like, così con il vostro feedback io so quali sono i video che vi possono piacere di più, e poi iscrivetevi al mio canale, a me fa sempre tanto piacere, e insomma se vi fa piacere fatelo. E per quanto riguarda il nostro appuntamento, direi che ci vediamo alla prossima. Ciao.